Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi faremo un vlog un po' casalingo, però voglio portare i bimbi al parco, quindi adesso vediamo. L'unica pecca, chiamiamola così, è che non ho il passeggino. Non vuoi andare al parco giochi? Vabbè, comunque. Volevo portare i bambini al parco, se il tempo lo permette, dopo guardo il meteo, guardo un po' di cose. Solamente che il passeggino è in macchina. Ho quello di Chloe qua sotto, ma è un po' brutto da portare, se non va per i fatti suoi, quindi ormai c'è un bel po' di anni e non va più bene, insomma. Quindi non lo so, vedremo un attimo come fare. E adesso preparo la colazione. Sono le 8. Siamo svegli dalle 7 e mezzo, almeno io. Sono andata in bagno e mi sono sciacquato un po' il viso, insomma. Sono un attimo svegliata e Chloe mi ha fatto prendere un infarto praticamente, perché si è svegliata, andava sul divano e io mi sono spaventata. Ha fatto rumore con le bambole, mi sembrava che era appunto Samuel che cadeva dal letto. Adesso faccio colazione io e poi faccio per colazione a Samuel, e vi dico anche perché Samuel appena sveglio, ho combinato un sacco di danni per prendere l'acqua. Samuel appena sveglio praticamente, se gli faccio subito il latte non lo beve mai, vuole aspettare un attimo di risvegliarsi e poi lo beve. Infatti stanno guardando un po' di TV, tieni l'acqua, sta facendo colazione con dei cereali, ha voluto solamente, stanno guardando qualche giochino così su YouTube, e qua c'è... Ho finito la colazione. E prima di iniziare a pulire volevo mettere su appunto le lenticchie per i bambini. Ho questo qua, questo pacchettino, è da mezzo chilo, questi qua saranno circa 200 grammi, però ci bastano. Qua ho fatto comprare a mio marito questo misto l'altro giorno, e vi spiego anche perché costa un po', perché per una zucchina, un pezzo di sedano, due carote e un po' di prezzemolo costa un po'. Però quando compro un mazzo di sedano, un pacco di carote, un pacco di cipolle, mi va male. Poi io più che la cipolla preferisco lo scalone, però quando faccio i brodini oppure i legumi preferisco usare questo. Dovrei comprare in realtà un mazzo di sedano, tagliarlo e congelarlo, stessa cosa con le zucchine. Adesso vediamo, intanto oggi ho questo e uso questo. E quindi niente, adesso metto su un po' di lenticchie per i bambini. Cosa mangiate? Buono, biscotto, buono! Ora, io ho finito tutto, anche se sono i vestiti della lavatrice. Loro stanno facendo una sorta di spuntino mattutino. Stanno mangiando i biscotti pan di stelle. E stanno guardando Hotel Transilvania 3, mi sembra che è su Now TV comunque. E io adesso non lo so cosa faccio, mi sa che guardo il cartone con loro. Gli esseri umani dalla malvagità dei mostri, dunque potete credermi se vi dico che ci sono mostri nascosti tra... Non
pastina con le lenticchie per Samu, che ho passato ovviamente. Sto guardando Gabri Sommo, mi sembra che si chiami, non mi ricordo. Comunque va a random la mia TV, quindi. E Samu gioca con i giochini. Gioca a prendere le spille, le mette dentro. Questo qua. E il cagnolino, non mi ricordo come si chiama, oddio. Vabbè, gioca col cagnolino. Siamo già e 8. Mangia la pastina. Le bimbe mangiano la pizza. Pizza di formaggio. Formaggio. Adia che sputa formaggio. E Chico. Lisa si è preso una margherita che sta già finendo. Questa è la situazione al momento. Topino vuole salire sul divano, sta sbavando tutto il divano. Vieni qua, dai. Lei sta giocando con tutte le Barbie. E Samu no. Sto guardando Spia al ristorante. Mentre questo topino fa sali e scendi dal divano, vero? Cosa c'hai? Sonni. Bau bau. Come fa il cagnolino? Bau. 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 E come fai tu? Grazie. E tu come dici? Grazie. Grazie. Com'è il biscottino? Buono. È buono? Mamma. Buono? Mamma. Io sto guardando The One Family, fammi vedere come si chiama, The One Family YouTube Channel. È un canale che ho scoperto da 2 giorni in realtà. Ho visto che questa ragazza mi seguiva su Instagram, perché poi sono andata a spulciare anche su Instagram e l'ho seguita anch'io. Devo dire che mi piacciono veramente tanto i suoi vlog. Io ho fatto la doccia. Mi sono messa in tenuta casalinga. Che c'è, amore? Io stavo che mangiare la casa. Chloe ha messo un casino. Perché io voglio giocare. Tu vuoi giocare ma non riordini mai. Adesso mi asciugo i capelli. Samuel si è addormentato. Quindi, ok. Adesso mi vado ad asciugare i capelli. Io ho asciugato i capelli e ho fatto la piastra. Chloe sta scendendo con il papà a giocare con la bici. Aspettami, papi. Vero, amore? Fatti vedere. Mio marito sprizza gioia da tutti i pori. E niente, è questo. Samuel dorme, quindi adesso ne approfitto per mettere a posto tutti i giochi che ha messo Chloe a terra. Quindi, dove vai? Giù. Cosa stai mangiando? Poco fa ha mangiato uno yogurt, adesso sta mangiando un cioccolatino. Si prepara dalla borraccetta dell'acqua che metti nella bici, vero? Nel portacqua. Ed è pronta. Fai vedere la collina che abbiamo comprato in Sicilia. Guardate che bellina. Dammi un bacio. Scendi, dai. Già scesi giù, mi sono fatta questo infuso qua della Bonomelli con pesca e ananas. Infatti me lo sto gustando. Vorrei mangiarmi anche una mela in realtà. Mio marito ha fatto il caffè, adesso devo mettere a posto tutti i giochi. Tra l'altro Samuel si è svegliato e casomai adesso metto un paio di scarpette, cambio il pannolino a Samuel e scendo anch'io giù un po', faccio prendere un po' di sole anche a Samuel. Io sono struccata, sembro un mostro, però mi sono cambiato, ho messo i pantaloni neri, ho messo le scarpe di ginnastica, ho vestito il nanetto che adesso vuole scendere, ho messo lo zainetto su con telefono eccetera e adesso scendo e faccio scendere un po' lui al sole. Vediamo, magari andiamo al parco giochi a piedi, non lo so, adesso vediamo. Ma che continua?
Dai, continua la discesa. Dai, che questa è meno ripida. Alla fine abbiamo deciso di venire qua. Siamo venuti le galline, Samuele. È scioccato. Amore, cosa c'è? Ci sono le galline? Sono tutte qua davanti. Guardate come vengono. Come fanno, Samu? Guardate che monello, Samuel. Samu, che fai? Chloe. Ora, io per cena mangerò un'insalatina mista. Ci metto questi semini. Questi qua. E poi ci metto un po' di grana e le noci. Allora, mio marito stasera ha mangiato il sugo, ne è avanzato un po', e quindi ho fatto due monoporzioni per i bambini, più che altro per Samuel, ma anche per Chloe in realtà. Adesso uno lo congelo e uno me lo tengo in frigo per domani a pranzo per i bambini. Ci aggiungo la ricotta, ovviamente, non è che lascio sugo semplice, però ai bambini piace il sugo. Soprattutto a Samuel. Quindi adesso questi qua vanno in frigo. Quindi io ho finito di lavare i piatti. Adesso finisco. Vedete, qua ci sono i piatti. Finisco di sistemare questa parte della cucina. Stavo pulendo il microonde e la macchina del caffè. In pigiama i bambini e se ne vanno subito a letto, perché sono le, vediamo, sono le 9. Quindi è ora di andare a nanna. Loro stanno tutto il giorno svegli, arrivati a una certa ora poi vanno a letto. Quindi abbiamo questa fortuna che vanno a letto presto, ma si svegliano la mattina altrettanto presto. Quindi niente, non so, forse chiudo qua il vlog. Quindi io vi mando un bacione. Adesso mi metto a montare questo video, così domani ce l'avete online. E niente, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!